Ciao ragazze, sono uscita stamattina, avevo troppo caldo, sono rientrata e ho messo una magliettina più leggera perché fuori stamattina fa un caldo bestia. Allora, sulle mani, volevo farvi vedere, ho dato lo smalto di Pupa, il Lasting Color numero 310, viola. E sulle labbra, che non c'entra niente col rossetto, cioè non c'entra niente con lo smalto, scusate, faccio confusione. Ho dato, ora ve lo dico, ho dato la matita di Kiko, la 712, con il rossetto di Essence Coral Calling 01. È praticamente nuovo, anche se l'ho preso l'anno scorso, perché trovo che è un colore che non mi stia molto bene al viso. Però l'ho dato. Oggi mi andava di darlo. Allora, sono andata all'Iper Soap e ho preso il mio detersivo piatti. Io uso questo qua della Winix, ipoallergenico, nickel, cobalto e cromo tested. Mi trovo bene, ha un buon profumo, sgrassa bene i piatti e dura molto perché è concentrato. Poi ho preso il mio dentifricio preferito, Acqua Fresh, questo qua. Comunque ricordatevi di mettere sempre poco poco dentifricio sullo spazzolino, perché quello che lava i denti è lo spazzolino, non è il dentifricio serve solo a dare sapore, ve lo dice l'esperta. Poi ho preso lo struccante occhi bifasico, efficace sul trucco waterproof, senza profumo, senza alcol e senza sfregare, della Garnier Skin Natural, che è questo. Ragazze, allora, io ero quella che si comprava lo struccante occhi di Lancôme, che costa una mazzolata. Poi sono passata a quello di Colistar, che costa un po' meno, ce n'è anche di più, funziona bene anche lui. Poi mi sono stufata anche di spendere per quello, questo qui lo posso paragonare benissimo all'Ancom, non brucia gli occhi, li strucca benissimo, non serve fregare. Valido 4,35 euro all'Iper Soap. Io uso questo da tanto tanto tempo, l'avevo finito, quindi sono andata a ricomprarmelo. Poi sapete che io sono quella che dice basta trucchi, non ne compro più perché ne ho già tanti, vorrei finire per non sprecare, perché poi bisogna buttare a un certo punto quando scadono. Ecco, ci sono caduta. Sono passata all'OVS e ho preso una palettina della Smashbox. Quella che mi è piaciuta di più è stata la. Adesso ve lo dico, Golden Hour, la più calda, colori più caldi. Eccola qua. Domani la metterò in opera e vi farò anche uno swatch sulla mano dei colori. Purtroppo io non posso fare video lunghissimi perché li giro col telefonino e se sono troppo lunghi, mi dice o tagli il video o non lo si può pubblicare. Non so perché. Ho provato a farli col computer, ma non ho abbastanza potenza per poterli caricare. Dovrei chiamare il 187 per vedere cos'è che non va. Anzi, oggi lo faccio perché col computer vengono anche decisamente meglio. Telecamere non ne ho. Insieme a questa palettina della Smashbox mi hanno regalato l'ennesima pochette. Vabbè, questa è la pochette della Smashbox. Vabbè. Ok, vi ho detto tutto. E un bacione.
Alla prossima, ciao!